Rocco Chinnici ebbe due idee geniali. La prima, quella di ritenere che la semplice repressione non sarebbe bastata per sconfiggere il fenomeno mafioso, ma sarebbe stata necessaria una forma di prevenzione. E la prevenzione si può fare soltanto andando a parlare ai giovani nelle scuole. A questa idea geniale di Rocco se ne accompagnò un'altra, e cioè quella di creare un gruppo di magistrati che si occupassero tutti delle stesse indagini, in modo che le notizie e le informazioni raccolte circolassero fra tutti noi, fra prima tre, poi quattro giudici e istruttori che hanno formato il cosiddetto pool antimafia, ideato, come ho detto, da Rocco Chinnici e poi realizzato dopo la sua morte dal consigliere Antonino Caponnetto, il quale ne chiamò a far parte dapprima Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello, e poi, qualche mese dopo, anche da chi vi sta parlando. Un gruppo di magistrati che non avessero gelosie e invidie tra loro, ma che funzionassero come una vera e propria squadra. Il pool antimafia era collaborato dai pubblici ministeri, che erano sempre gli stessi, in particolare Giuseppe Ayala, Mimmo Signorino, Vincenzo Geraci e Giustino Sciacchità. Quando andavamo fuori per le interrogatorie a interrogare imputati, venivano con noi. Quando stavamo a Palermo assistevano agli interrogatori, e con i quali avveniva quello scambio di informazioni, di notizie, ma anche di idee, anche di modi di poter svolgere la nostra attività, che era essenziale. Io ho iniziato a lavorare qui nel pool antimafia. È successo a novembre del 1985, quando il consigliere Caponnetto, oltre me, inserì Gioacchino Natoli e Giacomo Conte, che quindi noi tre ci aggiungemmo all'iniziale gruppo di Falcone, Borsellino, Guarnotta e Di Lello. La cosa per l'epoca rivoluzionaria era che si lavorava insieme. Questa fu per tanti anni la stanza dove ha visto, oltre a lavorare il dottore Falcone, ma tutte le riunioni più importanti avvenivano in questa stanza. A differenza, qualcuno pensa che si riunivano nella stanza del dottore Caponnetto, ma le riunioni più importanti avvenivano in questa stanza. Ci si parlava, si scambiavano idee, si organizzavano strategie processuali, si interrogavano, poi quando cominciarono i primi collaboratori si interrogavano assieme. Si istruivano i processi, si fumava tantissimo, si lavorava, ripeto, tanto, si scherzavano fra di loro, qualche battuta, qualche incazzatura. È stato un impegno totalizzante. Dietro tutta questa organizzazione c'era sempre lui, c'era Giovanni Falcone. Le decisioni venivano prese collegialmente. È chiaro che in un gruppo di 4-5 persone ci può essere dialettica su qualche cosa, ma poi eravamo tutti convinti che quella soluzione che era stata proposta da noi era quella giusta. Il corridoio era pieno di macchine fotocopiatrici, carabinieri, poliziotti, guardia di finanza, c'era di tutto e di più. C'era la sensazione di partecipare a una cosa bella, una cosa impegnativa, faticosa, non facevamo ferie. Era il nostro lavoro nel cui davamo tutto noi stessi, ma dire che ce ne davamo conto di ciò che stavamo facendo direi forse una bugia. Il sogno che noi avevamo era quello di poter liberare questa nostra terra dalla mafia. Nell'86 Paolo Borsellino andò via, e poi in quegli anni, 87-88, affrontammo non solo il caso Meli Falcone, si affrontarono altri processi, si affrontò il processo Iron Tower che fece Giovanni Falcone e al quale io collaborai, che ci portò negli Stati Uniti, i rapporti con l'FBI. Insomma, ci si rende conto di quanto siano stati brevi quegli anni, che però per la nostra vita sono stati importantissimi. Perché io cominciai a lavorare qua, come vi dicevo, a novembre dell'85 e praticamente a ottobre dell'89, quindi dopo 4 anni, Giovanni Falcone andava alla Procura della Repubblica, quindi fisicamente qua non c'era più, entrava in vigore il nuovo codice di procedura penale, e quindi quell'atmosfera magica che c'era qua dentro praticamente è finita. Era finita un anno prima, quando venne nominato Meli al posto dello stesso Falcone. Il 19 gennaio 1988, tra l'altro la data di nascita di Paolo Borsellino, ecco, quello è stato il momento che ha segnato l'inizio della fine del pool antimafia.
Gli ostacoli maggiori provenivano proprio all'interno di questi uffici e proveniva o da colleghi invidiosi o gelosi, perché il dottore Falcone aveva un carisma particolare e nasceva anche dai risultati, perché lui prevedeva certe situazioni, certe dinamiche anche all'interno di Cosa Nostra. Il dottore Falcone li faceva presente, dice: secondo me ora succederà questo, e quel fatto avveniva veramente, e questo anche dai suoi colleghi dava fastidio. Iniziò la querella con il nuovo consigliere istruttore, fino a quando i colleghi Giacomo Conte e Giuseppe Di Lello rinunciarono alla delega, andarono via dai nostri uffici. Quelli che sono rimasti, cioè io, Ignazio De Francisci e Gioacchino Natoli, lo facemmo non perché non condividessimo le ragioni per le quali gli altri due colleghi sono andati, ma perché se ce ne fossimo andati anche noi sarebbe passato il messaggio che aveva ragione il consigliere, non aveva ragione Giovanni Falcone e tutti noi. È stato un impegno assiduo, è stato un impegno costante, è stato un impegno che è costato il sacrificio della propria vita di Giovanni e di Paolo. Dopo le stragi quel lavoro non è andato perso. La gente ha compreso che l'unica posizione che si può assumere è quella di Rocco Chinnici, di Antonio Caponnetto, di Giovanni Falcone, di Paolo Bersino e tutti quegli altri che hanno collaborato in quella meravigliosa stagione che amo definire la primavera giudiziaria palermitana. Giovanni Falcone e Paolo Mesino hanno sacrificato la vita perché voi possiate avere un domani migliore, perché voi possiate sentire veramente di essere cittadini di un mondo in cui la forza del diritto abbia sempre la meglio sul diritto della forza.